Buongiorno a tutti, bentrovati. Cominciamo subito con gli aggiornamenti Covid, perché continuano ad essere tanti i ricoveri presso gli ospedali. I formiginesi ricoverati presso gli ospedali sono 48. Facciamo loro gli auguri di guarigione e poi ce ne sono ammalati altri 462 in isolamento domiciliare. Quindi, come la scorsa settimana, siamo sopra i 500, che è il picco massimo in questa terza ondata, quindi chiedo proprio di continuare a rispettare le precauzioni e le misure che sono sempre quelle. E credo che sia importante, anche come è stato fatto ieri, ricordare tutti insieme le vittime del Covid. Ieri purtroppo nella nostra provincia abbiamo superato i 1500 vittime in tutta la provincia, e il pensiero che ieri abbiamo fatto come sindaci tutti insieme, ricordandoli tutti insieme in un minuto di silenzio, è anche stata istituita proprio la giornata e partiranno appunto diverse iniziative proprio perché comunque le famiglie che hanno avuto dei lutti sono tanti. E quindi credo che sia il momento di ricordo, sia il momento comunque. Anche la notizia che è arrivata ieri rispetto alle vaccinazioni possa proprio, come ha detto il Presidente del Consiglio, mettere insieme la tristezza e la speranza, la tristezza appunto delle persone che non ci sono più, ma anche la speranza in un vaccino e nel fatto che le persone si possano vaccinare e ripartire. Il vaccino non sarà obbligatorio, quindi si può fare liberamente, credo che però sia un'occasione, soprattutto sia un'occasione per riprendere un po' di libertà e per riprendere una vita che è stata fermata. E, insomma, sono tante le imprese in difficoltà e tante le situazioni di difficoltà che le famiglie devono affrontare e credo che appunto il vaccino rappresenterà un'occasione positiva. Ho appena ricevuto una telefonata da un anziano che ha ricevuto il vaccino, il nostro centro vaccini a Fiorano, ringraziamo la Ferrari, ma anche tutti gli operatori dell'USL e tutti gli operatori che in questo momento sono veramente provati e stanchi, proteggiamoli cercando di non contagiare e non contagiarci. Volevo nei ringraziamenti, oltre ai ringraziamenti doverosi dei sanitari e del grande lavoro che fanno, credo che sia importante anche ringraziare i volontari, ma anche le donazioni che sono arrivate questa settimana all'AVAP, grazie anche alla diretta della scorsa settimana. Siete stati generosi, veramente grazie alle aziende, ai cittadini, a tutti quelli che hanno preso a cuore l'assenza di guanti e mascherine che sono arrivati copiosi questa settimana. Quindi veramente grazie della generosità che contraddistingue la nostra comunità. E oggi è la festa del papà e quindi un augurio grande a tutti i papà con veramente un pensiero al fatto che il miglior tempo trascorso possa essere trascorso insieme. La biblioteca domani farà delle iniziative per i bimbi dai 3 ai 7 anni da fare insieme al papà, potete vederle sul sito. E domani ci sarà anche la firma del patto civico della legalità. È un patto che verrà trasmesso in diretta streaming domani mattina sul sito del comune a partire dalle 10:30 ed è in pratica un incontro di tutte le associazioni di categoria, sindacati, istituzioni, professionisti per fare insieme un grande lavoro che possa contrastare l'abusivismo, l'illegalità, soprattutto anche l'usura e tutti i fenomeni che possono e inserirsi in un tessuto sano in un momento di difficoltà economica. Quindi vogliamo appunto celebrare i 10 anni dalla prima firma, rinnovando questo patto, lo faremo tutti insieme e credo che sia il miglior modo per ricordare le vittime della mafia. La giornata è domenica, ma tutti i comuni di tutta Italia lo ricorderanno domani appunto tra le 10 e le 12. Noi abbiamo pensato appunto, oltre a fare questo momento di ricordo, fare anche un momento concreto in cui ci sono degli impegni concreti da parte di tutti e tutta la comunità si stringe affinché comunque questo possa rimanere un tema e in qualche modo possa rimanere un valore comune di tutti. Quindi per chi è interessato, domani ci sarà, come ho detto, la diretta streaming.
Adesso veramente, oltre ad aggiungere l'ultimo tema di questa settimana, che è stato il fatto che sono stati fatti tanti controlli sui rifiuti e sull'abbandono, e quindi c'è anche qualche sanzione, vediamo di non fare gli abbandoni così le sanzioni diminuiranno. Cerchiamo appunto, nel rispetto della tutela della salute reciproca, se si fa attività sportiva, di farla in modo individuale. Facciamo gli auguri collettivi da parte mia, ma di tutta la comunità, ai papà di Formigine. Veramente prendiamo questi momenti proprio per ridare valore ai valori essenziali, e sicuramente quello della famiglia è sicuramente un valore essenziale. Auguri a tutti, in particolare auguri a coloro che stanno trascorrendo la festa del papà in ospedale, sia perché curano sia perché sono curati. Un augurio in particolare a tutti voi e buona domenica.